Simone Hanza, come sta tuo marito? Le condizioni che sono attuali, non dire né di più e né di meno, perché sono curiose le persone di sapere un pochettino quello che ritiene opportuno di dire, Sì, mio marito Affio un pochettino sta camminando. Dietro ci sono io, ma sta camminando piano piano. Gloria al Signore, ringrazio Dio, il Padre Celeste, e quello che sta facendo per noi, per me, per mio marito e per mio nipote. Ringrazio Gesù che mi sta guarendo, mi guarivo, perché il prurito ce n'ho poco, poco e niente. Gloria a Dio. Solo voglio sgonfiare un pochettino. Solo questo, ma poi sto bene. Gloria a Dio. Gloria a Gloria al Dio. Signore. Gloria a Dio. Allora, sorella, ascoltami. Ascoltami un attimo. Ascoltami un attimo, sorella Barbara. Allora, come ti ho spiegato oggi, quando è stato che ci siamo sentiti, tu devi fare quello che ti dico io. Quando ti siedi a mangiare, devi avere tempo che devi masticare il cibo molto in bocca, molto, moltissimo. Anche che passi il tempo, non ti preoccupare. E cibo te ne devi mettere davanti poco, poco. Poca pasta, poco pane, ma molta insalata, molta verdura e molta carne. Quando la sera mangi, mangi insalata, ci metti la simmental oppure il tonno, che sono leggeri, o carne bianca, oppure carne cotta a bagnomarino, che sarebbe sulla pendola con l'acqua A bollita a vapore, vapore. Allora, se tu fai questo, io penso che a 3 mesi sarai una signorina snella che fa le passerelle a 3 mesi, però devi seguire quello che dico io. Se non fai questo, perderai più tempo, però ci riuscirai lo stesso. Allora, adesso io faccio una testimonianza mia. Faccio una testimonianza mia. E la voglio registrare dall'inizio.